Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi dopo tantissimo tempo siamo tornati qui sullo Skygrid di The Legend Craft. Ebbene sì ragazzi, è una settimana che non faccio video, sarà anche di più di un mese che non faccio video riguardo alla Skygrid e finalmente siamo tornati. Riguardo i video in generale è inutile che mi soffermo, sapete, la scuola, aiuto i miei, quindi ho poco tempo. Mentre per la Skygrid ragazzi, da quando hanno tolto il privilegio d'accesso per il VIP Qual ed Iron, quindi il mio VIP, non posso più entrare e questo mi dispiacque molto. Sì, lo so che non si dice mi dispiacque, comunque a parte le cavolate raga, devo darvi una bruttissima notizia, come avete visto dal titolo. Volevo entrare per farmi una bella farm, cominciare a fare dei video seri, perché molti sanno che finalmente raga arrivano le vacanze di Pasqua, quindi stop scuola, stop lavoretti eccetera eccetera, c'è una vacanza bellissima e posso dedicarmi a fare video. Però ragazzi, questo sta a voi scegliere. Secondo voi credete che va bene che io faccio video mentre ristrutturo la base o devo farla off camera, magari facendomi aiutare anche dagli altri? E gli altri intendo quelli del TS, perché raga non so come fare. Come avete visto mi hanno griffato brutalmente, ci hanno griffato a me, a Ice, a Michele, a tutti coloro che giocavano qui in un modo brutale. Credo ragazzi che questo sia accaduto semplicemente perché durante la mia assenza, che tipo un mese sono mancato, avranno sicuramente resettato le protezioni e quindi in questo periodo, questo mese, sarà venuto sicuramente qualcuno e ne ha approfittato per fare un po' il bimbo minchia. Perché dico bimbo minchia raga? Posso capire che tu vieni, ne approfitti, rubi dalle chest, fai tutto, ma no che ti metti a griffa mettendo l'acqua lì, rompendo qua. E poi la cosa più brutta raga è questa qui. Mi ha distrutto totalmente tutta la farm di verruche. Ha rubato gli hopper, però ragazzi ci può stare perché gli hopper servono per molte cose e adesso le hanno anche tolti. Di conseguenza è ovvio che se uno li trova così facili facili se li prenda. E vabbè, fin qui ci siamo. Però raga, la cosa che più mi ha dato fastidio, mi dispiace ma è stato questo, ci ha distrutto tutta la farm di verruche. Raga, io posso capire che uno ha bisogno di verruche, eccetera, eccetera, valgono soldi. Ok, ci sta. Tu mi distruggi la farm e mi ripianti almeno una verruca, non lasciarmi a zero senza che tutto questo qua, proprio sto pezzo di fang, mi ha distrutto tutto, raga. Ed è stata una cosa bruttissima. Per fortuna non ho usato TNT, perché se non sbaglio non si possono nemmeno usare, perché credo che se ci fossero avrebbe combinato un casino, perché come vedete, inoltre raga, laggo come sempre, nelle chest ci sta poca roba, no? Perché ovviamente ha rubato quel poco che poteva rubare. Per fortuna, ragazzi, qualche kit più importante ce l'avevo con me qui nell'Ender Chest, che poi alla fine è il mio VIP Koala che posso riscattare sempre. Però ragazzi, se non sbaglio, qualche chest avevo posato prima che mi disconnettessi per l'ultima volta, quindi è passato un mesetto, addirittura la mia armatura Diamond, quindi ho perso l'armatura Diamond ed è stata una cosa bruttissima. Però raga, guardate qual è la cosa più brutta, proprio questo, che ho creato dei buchi così fatti a cacchio di cane, ha messo l'acqua, ha creato questa distruzione qui, qui dietro ancora non mi sono fatto nemmeno il giro perché ragazzi, fresco fresco, ho appena scoperto questo che ha fatto e quindi non me l'aspettavo. Per fortuna non ho preso la terra, sta roba qua. Però raga, vi ripeto, se uno voleva fare la brava persona, però è difficile trovarli su Minecraft i player abbastanza onesti, veniva, prendeva la roba, giustamente si è preso le librerie, si è preso un po' di verrughe, si è presa la roba nella chest, ma non mi viene a griffare tutto la base. Posso capire raga, magari sono pochi danni, però calcolate, ha messo l'acqua qui, ha rotto la farm di Blades, ha rotto tutta la farm di cactus, anche se valeva poco, sempre l'ha rotta. Ha messo l'acqua qui sopra, qui sotto, senza che scendiamo del tutto, sono un casino. Ha creato tutto sto disastro, quindi raga, io credo che davvero è stato un griffing bello e buono. Ovviamente ragazzi, non voglio fare la parte del rosicone, assolutamente, anzi, sarà un motivo in più per due cose. Uno, dedicarmi più tempo alla Skygrid. Due, dedicare un po' di tempo sul server, perché davvero è da un sacco che non giocavo e mi sembra il caso di riprenderla e portarla avanti. Detto questo ragazzi, io spero che dal prossimo video o ricostruiamo tutti insieme questa base oppure lo farò off camera, sta a voi decidere. Se volete altri video della Skygrid, che è davvero tanto tempo che non li portavo, vi invito a lasciare like come vecchi tempi, condividere il video, commentare magari con un commento positivo, una critica o qualcosa del genere. Detto questo, iscrivetevi al canale, ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!